È stato trovato morto in casa ieri sera Pierpaolo Berti, in arte Mr. Teo DJ, forse stroncato da un infarto o da un altro malore che non gli ha lasciato nemmeno il tempo di chiedere aiuto. L'allarme è stato lanciato da qualcuno che ha chiamato i carabinieri preoccupato per il 55enne pesarese, ma residente da qualche anno a Rosciano di Fano. Pierpaolo, infatti, non rispondeva al telefono da diversi giorni. I vigili del fuoco sono intervenuti nella sua abitazione aprendo la porta di casa dove abitava. Abitava da solo e scoprendo il corpo senza vita del DJ, noto da Pesaro a Senigallia in tutta la Riviera Romagnola. Il decesso sembra risalire a 2 giorni fa e il magistrato dovrà valutare se sarà necessario effettuare l'autopsia. Centinaia le persone che hanno voluto lasciargli un pensiero, una frase o una foto nella sua pagina Facebook. Amici, parenti o semplicemente coloro che hanno ballato a suon di musica nelle tante serate passate insieme nei locali hanno voluto così lasciare un piccolo lo ricordo. Ora farei ballare gli angeli, scrive Gabriele, o Andrea che commenta: mi manchi Teone, e pensare che dovevamo organizzare serate da fare insieme come ai vecchi tempi, vorrà dire che lo faremo quando ti raggiungerò. Intanto falli ballare lassù con la tua immensa positività e generosità che ti hanno sempre contraddistinto e che fanno di te la persona meravigliosa che sei e che rimarrai per sempre. O ancora Roberto che lo ringrazia per essere stato la colonna sonora della sua adolescenza. Ci mancherai, scrive, riposa in pace. Fabrizio, invece, suo amico e collega di lavoro, si è preoccupato sentendo quegli squilli del telefono andare sempre a vuoto. Lunedì scorso ha sentito Pierpaolo per l'ultima volta. Mi chiedeva per un locale di Marotta, per un cavo di 20 metri, per poter allacciare le casse, se poteva risparmiare con me comprandolo il brico, queste cose qui. E io gli dissi: sì, te lo faccio io. Tu prendimi le metrature a modo che io domani vado a vedere e lo facciamo insieme, così risparmiamo. E poi che cosa è successo? Lei, aprendo Facebook, quindi sui social network, ha iniziato a leggere dei commenti, di cordoglio. Sì, io vedendo questa cosa, non credendo, perché su Facebook ci scrivono tante di quelle cose, mi esce fuori che vado a telefonare a un DJ Raf di Rimini. E mi viene a dire che veramente Teo è morto. E io sono rimasto malissimo perché tanti anni ho lavorato con lui e tuttora facevamo qualcosa insieme nel nostro piccolo, che non c'era molto lavoro, però almeno qualcosa facevamo. Come le piace ricordarlo? Io me lo ricorderò per tutta la vita per quello che era e continuerò ad andare avanti nella sua carriera, nella mia carriera, continuerò a far divertire la gente come faceva lui.